Ciao, benvenute in un nuovo video. Come leggete dal titolo, questo sarà il video haul Swatch prove su strada, prime impressioni dei prodotti della Essence che ho deciso appunto di acquistare con il nuovo rifornimento autunno-inverno 2015. Appunto ho preso qualcosina e di alcuni vedrete lo Swatch solo sul braccio, mentre di altri vedrete anche l'applicazione, quindi il prove su strada sul viso. Iniziamo con i prodotti viso. Matte Touch Blush, il prezzo è di 3,19€ e sono dei blush opachi disponibili in due colorazioni. Io ho preso entrambe le colorazioni perché con i blush di Essence mi sono sempre trovata bene e quindi sono andata molto sul sicuro per prendere queste due colorazioni. Allora abbiamo la numero 10, Peach Me Up, che è un rosa tendente al pescato, quindi un rosa pesca. Molto bello, ma sicuramente è un colore già visto. E poi abbiamo il 20, Berry Me Up, che invece è un rosa frutti di bosco, e questo colore sinceramente mi piace molto di più, è quello che indosso in questo momento nel video, quindi state vedendo anche l'applicazione. Mi piace di più perché è un colore un po' più particolare, un colore che non avevo ancora nella mia collezione di blush e davvero mi piace sia il colore ma anche l'applicazione, davvero è modulabile, quindi si può ottenere sia un effetto più naturale, più leggero, ma intensificando il colore appunto si avrà un colore più intenso. È molto sfumabile e la durata, come vedete, io lo ho su ancora e lo ho su dalle 9 di stamattina. Adesso sono praticamente le 3 e quindi come durata anche qui fantastico. Per i prodotti viso abbiamo finito, io appunto ho acquistato solo i blush perché per il resto non mi interessava niente. Poi passiamo invece agli accessori, ai pennelli. È uscito un nuovo pennello per il correttore che si costa 1,89€ e appunto questo pennello a lingua di gatto, né troppo morbido ma neanche troppo duro, mi sono trovata molto bene sia appunto per applicare il correttore ma anche per fare il contouring del naso, e l'ho usato anche per applicare l'ombretto sugli occhi e mi sono davvero trovata benissimo. E poi ho acquistato altri 3 pennelli che però facevano parte già della gamma di Essence, quindi non sono nulla di nuovo. E appunto abbiamo quello per l'eyeliner, il prezzo è di 1,89€, questo non l'ho provato quindi non vi saprei dire. Poi abbiamo quello per applicare l'ombretto e costa appunto 1,69€ ed è un semplicissimo pennello d'applicazione ombretto. Anche questo molto morbido, anche questo molto valido, mi sono davvero trovata bene ad applicare gli ombretti con questo pennello. E l'ultimo che ho preso è quello per sfumatura, il prezzo è di 1,89€ ed è appunto questo pennello per sfumatura. Io appunto l'ho usato per mettere il colore in transizione nella piega o magari per sfumare i bordi degli ombretti. Davvero mi sono trovata molto bene con questo pennello. E in più davvero è carinissimo il packaging perché sono tutti colorati, anche le setole sono tutte colorate, hanno queste decorazioni bianche, sembrano dei fiori, non so, sono davvero bellissimi anche a vederli secondo me, oltre che validi, almeno per il momento. Bisognerà vedere durante il lavaggio e tutto il resto, però per il momento appunto mi stanno piacendo. Poi per gli occhi le ciglia finte, le Lashy To Impress, che costano 3,19€, quello che ho preso io, con le ciglia intere, però solo la parte finale. Ho voluto prendere queste ciglia finte così, non è che le uso spesso, però metti che quella volta le voglio usare, quindi le ho prese così. Poi le All About, che sono delle palette di ombretti, di 8 ombretti, con diversi finish, abbiamo gli opachi, i metallizzati, gli shimmer, e appunto sono disponibili in 5 tonalità di ombretti. Io ne ho prese 2, ho preso la numero 04 All About Grace ed è appunto questa palette con tonalità del taupe e del grigio, e poi ho preso anche la 03 All About Roses, che invece ha tonalità più sul borgogna, sul rosato. Con questo ho fatto anche il trucco che mi vedete ora. E allora, prime impressioni.
Sicuramente sono degli ombretti polverosi, quindi bisogna sbattere il pennello prima di applicare il prodotto sull'occhio perché altrimenti c'è il rischio di fallout. Poi, come pigmentazione l'ho trovata buona, certo non è una pigmentazione immediata come altri ombretti che ho provato, però se si sta a stratificare più volte il colore, comunque si riesce a ottenere un colore bello intenso, luminoso e appunto visibile. Poi l'unico difetto che per il momento gli ho trovato è durante la sfumatura, perché durante la sfumatura sia dei colori chiari ma anche dei colori più scuri, specialmente dei colori più scuri si nota questa cosa, è che sembra che scompaiano e perdono anche un po' di intensità, però tutto sommato se si stratifica un po', se sfumi leggermente, un po' piano, un po', prendi un po' di accortezze, ecco, comunque il risultato finale mi piace davvero tanto come è venuto fuori il trucco di oggi. Io ho usato come base la Love Stage, sempre di Essence, la loro base, e come vedete anche durante le ore comunque il trucco ha retto perfettamente, forse il colore nell'angolo interno è andato un po' via, però per il resto davvero è rimasto intatto. In conclusione, è una palette buona, non ottima ma neanche malaccio, perché sicuramente ho provato ombretti di Essence molto peggio rispetto a questa palette. Invece appunto la 03, quella sui toni del grigio, dovrò ancora provarla, però per il momento questa qua mi piaciucchia. Ah, e il prezzo è di 4,99 euro, non so se ve l'ho detto. Comunque, poi tre mascara. Uno è la Love Extreme Waterproof che costa 3,59 euro, che però non ho preso. Io invece ho preso il Multi Action Volume Mascara che costa 3,19 euro. E vi metto anche una foto presa da internet per farvi vedere lo scovolino, perché appunto non lo apro, mentre ho aperto l'altro mascara che si chiama Highlight Long Lashes, che costa 3,19 euro ed è appunto un mascara che promette volume, allunga e all'interno contiene delle fibre sintetiche. Allora, sicuramente la cosa che mi ha colpito all'inizio è stato lo scovolino, perché è davvero piccolino rispetto a tutti gli altri mascara che ho provato. Infatti, per applicarlo nelle ciglia inferiori mi sono trovata benissimo, perché appunto così piccolino è molto più comodo. Mentre per quanto riguarda l'applicazione vera e propria delle ciglia superiori, allora, io sarà perché appunto è la prima volta che lo applico, è la prima volta che lo provo e quindi ci devo ancora prendere un po' la mano, però mi ha fatto due effetti diversi nei due occhi, nel senso che in un occhio mi ha separato bene le ciglia, me le ha allungate e me le ha separate appunto, mentre nell'altro me le ha appiccicate tra di loro e appunto me le ha allungate comunque. Sinceramente tra i due effetti preferisco quello dove le appiccica, non so, a molte di voi non piacerà questo effetto, però sinceramente a me piace e quindi in tutti e due i modi per il momento mi piace. In più è davvero nerissimo, è super nero e anche questa cosa mi piace ancora di più. Ah, e poi ovviamente non in curva, perché appunto non in curva. Poi passiamo ai prodotti labbra, Sheer e Shine Lipstick, il prezzo è di 2,49 euro. Sono disponibili in 12 tonalità e nello swatch vedete il numero 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 010, 011, 012 e 013. Non vedete il numero 05, ma perché proprio non esiste neanche nello stand e quindi non c'è lo swatch. Appunto, sono questi rossetti brillanti, effetto shine e effetto sheer, quindi trasparenti. Comunque, ho voluto acquistare due colorazioni che sono il numero 03 BBF, che è questo rosa tenue. E il numero 10 Glamour Queen, che invece è questo marrone cappuccino.
Ho preso queste colorazioni perché secondo me tra quelle disponibili, insieme alla numero 13 che è un fucsia, erano quelle che si vedevano di più, che appunto c'era più un rilascio colore. Allora, prime impressioni di questi rossettini. Sicuramente il packaging è molto carino, è tutto plastica, però ha il tappo dello stesso colore del rossetto all'interno e anche l'etichetta sotto è dello stesso colore del rossetto. Appunto, sono dei rossetti trasparenti con un finish appunto sheer, che volendo, appunto, nello swatch che avete visto, io ho fatto molte più passate e quindi ho ottenuto un colore comunque visibile che si nota, però la durata sicuramente è bassissima. A me il numero 10 è durato un'ora, un'ora e mezza a dir tanto, dopodiché appunto non c'era più, però comunque sulle labbra restano confortevoli, non seccano, non vanno neanche particolarmente fuori, almeno io parlo sempre dello 010, che è quello che ho testato anche la durata, non è andato fuori dai contorni delle labbra. Però comunque li dovrò riprovare per bene, specialmente lo 03. Per me comunque restano dei rossettini da utilizzare tutti i giorni per un qualcosa non troppo impegnativo, carini, ma secondo me non vale la pena acquistarne tanti perché sarebbe abbastanza inutile. Quindi questi qui. Poi altri prodotti per le labbra sono i liquid lipstick, il prezzo è di 3,19 € e sono disponibili in 6 colori: lo 01, lo 02, lo 03, lo 04, lo 05 e lo 06. Essence dice di questi rossetti liquidi che sono un prodotto 2 in 1 perché hanno la pigmentazione e la coprenza di un rossetto e la brillantezza del gloss invece. Allora, io appunto sulle labbra in questo momento ho il numero 02 Beauty Secret, che è anche questo un colore rosa abbastanza tenue. E poi ho preso anche il numero 06 Make a Statement, che invece è un rosso berry. Allora, di questo prodotto non vi so dire più di tanto perché li ho messi solo per farveli vedere anche sulle labbra, però non ho provato la durata. Quello che vi posso dire è che sì, sono davvero coprenti perché coprono il colore delle mie labbra, si vede che colore è. L'applicatore è davvero bellissimo perché sono riuscita ad applicare molto facilmente e molto velocemente questo prodotto su tutte le labbra. Quindi questi due dovrò sicuramente riprovarli e vi farò sapere. Poi le Long Lasting Lip Liner, il prezzo è di 1,89 € e sono disponibili in 9 tonalità. Non vi posso far vedere gli swatch delle altre colorazioni perché non c'erano i tester di questo. Io invece ho preso tre colori, che sono il numero 05 Lovely Frappuccino, un colore cappuccino, un marroncino davvero carinissimo, molto scuro però. Poi abbiamo il numero 06 e Girls Dream, che appunto è questo colore amarena, davvero anche questo molto bello come colore. E poi abbiamo il numero 07 Plum Cake, che invece direi che è quasi un malva, un viola malva, anche questo molto bello. E sono appunto queste tre matite automatiche per le labbra. Io ho deciso appunto di prendere queste colorazioni, non vi so dire più di tanto perché appunto non le ho provate queste qui. Poi, restando in tema sempre matite e labbra, ma che era già nella collezione permanente, quindi non è una nuova uscita, è la lip liner numero 15 Honey Berry, che anche questa è un colore amarena berry, però più scura rispetto a quella precedente. Poi passiamo ai prodotti unghie. L'I Love Trend The Dark. Io ho acquistato una colorazione che è la numero 18, Happy New Green, che appunto è questo grigio, verde, petrolio, davvero un colore particolarissimo, ha un effetto opaco, un finish opaco e mi è piaciuto davvero tantissimo come colore, quindi ho voluto prenderlo. Poi l'ultimo acquisto è il No Makeup Look Nail Polish, il prezzo è sempre di 2,29 € e sono tre smalti con effetto cipriato,
quindi da un finish semi opaco. Io tra le tre disponibili ho preso il numero 03 Powdery Nude, che è questo rosa cipria molto tenue appunto. Mi ha incuriosito questo smalto perché per l'effetto che promette di dare, quindi sono molto curiosa di provarlo anche sulle mani, come si comporta, quindi ho preso questo qui. E niente, questi sono tutti i miei acquisti appunto che riguardano questi nuovi prodotti Essence. Fatemi sapere nei commenti se voi avete acquistato altri prodotti, se mi consigliate altri prodotti. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!